Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Qualche informazione di servizio prima di iniziare. In questo video avrò i capelli di merda perché mio figlio è 3 giorni che ha la febbre 39,5. Ho dovuto scegliere tra farmi la doccia oppure fare un video, quindi ho fatto un video. Sì, prego. Poi avrò tipo il correttore e il fondotinta secco perché mi sono truccata stamattina con dei prodotti nuovi che non mi stanno soddisfacendo. Probabilmente ho anche un po' di baffi. 3. Avrò un'area molto molto miope in questo video perché non ho le lenti a contatto, perché sono in fase preoperatoria per l'intervento agli occhi, quindi non posso portare le lenti a contatto. Non porto gli occhiali perché in questo momento ho appena fatto la visita preparatoria per l'intervento, la visita, insomma, l'ultima visita prima dell'intervento, e mi hanno dato le goccine. Ho tipo gli occhi di un fattone, quindi sì. Allora, questo è un video in cui leggerò le assumption che fate su di me. Le assumption nel senso i preconcetti, le cose che pensate che siano vere, che date per scontate su di me. Io vi ho chiesto di scrivermele su Instagram con uno sticker domanda e voi mi avete risposto in modo esilarante, e quindi ora non vedo l'ora di leggerle tutte e di rispondervi. Iniziamo subito. Tantissimi, ma proprio tantissimi, tantissimi, tantissimi pensano che io sia una maniaca dell'ordine. No. Sì, mi piace avere la casa ordinata perché mi dà pace mentale, però ci sono i giorni che sembra che ci sia esplosa una bomba. Io sto più dietro a Luca che dietro alla casa. Certo, mi piace avere la casa in ordine, anzi a breve vi pubblicherò un video in merito, cioè su questo tema, quindi come avere dei consigli per avere la casa più vivibile con un bambino. Però diciamo, non sono una maniaca dell'ordine, anzi penso che sia più importante la felicità familiare che l'ordine della casa, soprattutto il mio armadio. Corollario di questa assumption è: sei una persona molto precisa. Nel lavoro tendo a essere precisa, fuori dal lavoro no, sì, no, in realtà sì, sono abbastanza precisa. Non è una cosa che mi piace molto di me, però sì. Sottolinei con la riga i libri. No, almeno questa me la sono scampata, però avevo la mania di fare le linee dritte a mano libera, e io sono molto brava a fare le linee rette a mano libera, cioè quindi non, a volte non mi serve il righello, sono abbastanza brava a fare la linea perché ho fatto disegno tecnico per tanti anni all'università. Avevi voti altissimi a scuola? Altissimi no, alti, ho sempre avuto 8 e 9. Cioè nel senso, c'erano anche nella mia scuola chi aveva tutti 10, io non avevo tutti 10, avevo 8 e 9. Ami il rosa in ogni sua sfumatura e su ogni oggetto? No! Voi mi vedete molto rosa, l'immagine che ho su YouTube qui è molto rosa. In realtà il rosa lo uso abbastanza con parsimonia nella mia vita, sia per quanto riguarda i vestiti che per quanto riguarda l'arredamento, eccetera. E soprattutto non mi piacciono tutte le tonalità di rosa. Il rosa freddo proprio non mi piace. Mi piace molto il millennial pink, che è più sul corallo, molto caldo, con molto giallo dentro, quasi un pescato. Quindi quel rosa mi piace. Il rosa freddo, il tipico shocking pink, no. Il rosa schiaparelli non mi piace. Quando scrivi una pagina intera a mano, e anche se sbagli solo una lettera, la butti e ricominci? Sì. Sono patologica da questo punto di vista. E non vi dico il dramma che se io inizio un quaderno, cioè se io inizio un quaderno, la prima pagina deve essere perfetta, altrimenti non riesco più a usarlo, perché no, se c'è un errore nella prima pagina smatteggio. La prima pagina deve essere bellina, carina. Infatti spesso la lascio vuota finché non sono ispirata e ci posso fare qualcosa, perché altrimenti proprio sto male. La tua principessa Disney preferita è Rapunzel? Sì, in realtà Rapunzel è uno dei cartoni che mi è piaciuto di più negli ultimi anni. Forse la mia principessa preferita è Mulan, perché è una super tosta, però non so. Sì, anche Rapunzel mi piace. Anche Vaiana di Oceania mi piace. Non sei una mamma pancina, ma magari ne hai conosciute alcune dal vivo essendo mamma. Allora, credo che per mamma pancina si intendano le mamme quelle che vanno per assolutismi e che sono talebane su certi argomenti e che cercano in tutti i modi di svalutare il lavoro di mamma di altre mamme. Non sono una mamma pancina, io sono del parere che fare un figlio e crescerlo sia una delle cose più difficili, impegnative e importanti tanti che uno fa nella vita, e ho sbagliato un congiuntivo dicendolo, però credo che noi donne dovremmo assolutamente unirci, perché ogni bambino è diverso, veramente. Io ho fatto la babysitter datata a 2 bambini che erano completamente diversi da loro, Luca è completamente diverso da loro, ho sempre tenuto i bambini degli altri, ho visto che spesso quello che noi imputiamo a colpe del genitore sono proprio cose insite nel carattere del bimbo, quindi
Ecco, io credo assolutamente nel sostenere le altre mamme. Infatti quando io vedo una mamma col bambino non mi rivolgo al bambino, mi rivolgo alla mamma e le chiedo come stai, hai bisogno di qualcosa? Perché so quanto è difficile e piuttosto io cerco di usare la mia forza per dare forza alle altre e non userei mai la mia forza per togliere forza alle altre perché sarebbe uno spreco di energie. Non sono talebana in qualsiasi cosa, secondo me qualsiasi cosa con i bambini fatta con moderazione può essere fatta, a parte farle a pezzettini, perché farle a pezzettini con moderazione mi sembra eccessivo, però... In genere io credo che qualsiasi cosa fatta con moderazione che non faccia conclamatamente male alla salute secondo il parere medico può essere fatta. Non credo negli espertismi in genere, non credo nei talebanismi, secondo me ogni cosa con moderazione si può fare. Sei molto irritabile anche se in video sembri sempre crini coccolosa. Davvero in video sembro sempre crini coccolosa? Perché io non sono irritabile, sono irascibile. Io sono per il... a me piace stare serena, cioè la cosa che io cerco di più nella mia vita è la serenità, quindi non il successo, i soldi, la serenità, a me basta essere serena, però è perché io in genere non sono molto serena, perché tendo a prendere di petto le situazioni, a irritarmi, a fare polemica, quindi sì, non ho un carattere facile, sicuramente non sono sempre crimi coccolosa. Ovviamente quando faccio i video non è una questione di essere falsa, quando faccio i video sono tranquilla, sono serena e quindi cioè, è una cosa che mi piace fare e quindi oggettivamente tiro fuori un lato migliore del mio carattere, però non sono sempre così, anzi sono molto irascibile e io faccio di quelle tirate di 15 minuti senza far parlare l'interlocutore quando mi arrabbio che ciao. Tendi ad essere leader sia nel lavoro che nella vita privata? Sì. Sì, anzi, diciamo che io mi sono sempre trovata male nei lavori di gruppo perché all'università io ne ho fatti tantissimi, mi sono trovata bene solo con poche persone che lavoravano tanto quanto me. Ho sempre fatto fatica ad accettare le persone che non avevano il mio stesso ritmo di lavoro, che è un limite mio, il che non fa di me un buon leader in realtà, fa di me una che deve lavorare essenzialmente da sola oppure deve avere persone che lavorano per lei perché è il capo e non gli possono rompere le palle. No, non so, secondo me non sono un buon leader perché ho... appunto io chi non va alla mia stessa velocità o più veloce non mi ci trovo a lavorare bene insieme e invece un buon leader sa accettare tutte le velocità e sa armonizzare il gruppo scegliendo le varie competenze, ottimizzando le competenze di ognuno. Io non lo so fare, io sono un po' staccando le viste e individualista nel lavoro. Penso che tu sia una di quelle persone che riesce a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Sì, tendenzialmente sono abbastanza ottimista, però poi ci sono quei momenti di tracollo emotivo in cui vedo tutto nero e non andrà mai più bene niente, però passano, cioè diciamo l'80% del tempo sono positiva e vedo il bicchiere mezzo pieno, invece il 20% del tempo non vedo nemmeno il bicchiere perché in realtà il bicchiere non è mai esistito. Così. Questa è formulata in maniera strana, sono una grande appassionata del cucito e vorrei saperlo fare. Nel senso, questo è quello che penso io, cioè se pensi che io sia una grande appassionata di cucito e vorrei saperlo fare, in realtà io sì, sono una grande appassionata di cucito e cucio molto molto bene, perché sono stata ad un corso da un sarto quando avevo 18 anni, l'ho fatto per un anno, ho imparato a tagliare, a cucire, a seguire cartamodelli e anche a disegnarli. Credo che tu non sappia parlare il dialetto della tua zona, è assolutamente vero, anzi io odio il dialetto della mia zona, lo odio, perché lo trovo veramente grezzo, mi dispiace, proprio non mi piace il dialetto spezzino, proprio no. Ecco, questa è una cosa che mi dite spesso, sei una persona diretta e schietta? Assolutamente no, perché appunto, ricollegandosi a due video fa, quindi al video sulla gentilezza e su quell'episodio che mi è successo, io non sono schietta e diretta, perché essere schietta e diretta vorrebbe dire quello che penso quando lo penso e vorrebbe dire praticamente far star zitti tutti gli altri, perché la mia testa è un turbinio di pensieri così grande che non riuscirei a dire una cosa sola, le dovrei dire tutte insieme. Io sono molto calibrata in quello che dico alle persone, molto calibrata anche in quello che dico in video, cioè nel senso non vi fate ingannare, io magari sembro spontanea perché non mi do un tono, però in realtà io penso attentamente a quello che dico nei video, anche perché poi li edito, mi risento 100 volte. Sono spontanea nel senso che non sono una persona falsa, ma tendo a essere una persona che mette prima cioè che cerca di valutare bene la situazione prima di dire le cose, non sono di certo schietta e spontanea, dico quello che penso.
No, penso delle cose, ci ragiono, ci ripenso, ci ripenso, ci ripenso, ci ripenso, penso se a quella persona potrebbe interessare il mio parere, potrebbe essergli utile, potrebbe prenderla male, a quel punto forse lo dico con molta, 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 molta calma, probabilmente dopo mesi. Quindi non so se si può dire che io sia schietta e spontanea. Qualcuno mi dice sei spezzina fino al midollo? No. Anzi, io sono solo nata a Spezia, ho origini in tutta Italia, alcune delle quali in Veneto, in Toscana, a Roma e a Monopoli. Credo che tu sia del team penna blu. Sì, sì, per quanto riguarda le biro, assolutamente biro blu. Preferisci il salato al dolce? Eh sì, esatto, esatto. Preferisco assolutamente il salato al dolce, soprattutto tutte le cosine frittine, le crocchettine, la focaccia, la pizza. Cioè, ragazzi, il salato vince il dolce 100.000 volte. Ti metti sempre prima i calzini e poi i pantaloni. Non sempre, però quando mi scordo di mettermi prima i calzini e poi i pantaloni mi maledico perché io spesso ho i calzini più alti dei pantaloni e faccio una fatica. Io soffro moltissimo di attacchi di ansia e penso che tu invece riesci a gestirla benissimo, e invece no. Invece no, io soffro di ansia sociale da tantissimo tempo, ansia sociale e anche di ansia anticipatoria. Poi a breve avrò una psicologa qui sul mio canale che, come nel caso dell'ostetrica, accoglierà le vostre domande, parleremo anche dell'ansia anticipatoria di cui soffro. Però sì, insomma, io sono molto ansiosa e faccio tantissimo esercizio e violenza su me stessa per riuscire a non far trasparire questa cosa e riuscire a non farmi condizionare nella vita. Credo che tu abbia sempre portato gli occhiali. No, li ho messi a 12 anni perché sono passata da 10 decimi a 7 decimi, così nel giro di un'estate. Io ti adoro, però secondo me sei un po' tirchia. È un luogo comune sui Liguri? No. Anzi, io credo molto nel spendere i soldi bene, nel senso che non sono per sprecare i soldi, ci sono delle cose che per me sono spreco di soldi, tipo uscire e prendere un cocktail in discoteca, per me è uno spreco di soldi perché io non mi diverto a farlo, fumare per me è uno spreco di soldi perché li spreco sia per le sigarette che poi per la salute, quindi io non spreco soldi, non sono per usare i soldi in modo smodato, se posso vado a piedi da una parte, ma non... Nel senso, non è il risparmio di soldi il mio principale obiettivo, ma è investire i soldi in cose che mi fanno stare bene. E io sono proprio per spendere i soldi, andare, fare un'esperienza, prendersi quella cosa a cui penso da mesi. Non sono iperconsumista, però non sono neanche una di quella che fa shopping una volta ogni due mesi. Anzi, quando io sento che una cosa mi potrebbe far stare bene, la compro, e così mio marito, sempre pensando che l'imprevisto può arrivare sempre, quindi mettendosi i soldini da parte e sempre tenendo conto che il 50% di quello che guadagno non è mio ma è dello Stato. Secondo me non sopporti le persone razziste. C'è qualcuno che sopporta le persone razziste? Ti piace la focaccia farcita? Secondo me sei una gran Marnazzi, ti immagino molto studiosa e attenta. Allora, gran Marnazzi no, allora io sono sempre appunto per la moderazione in ogni cosa, nel senso che cioè tutte le persone che vanno per talebanismi, per assolutismi, si trovano poi chiusi in una gabbia mentale dalla quale non possono uscire per principio, no? Io credo che comunque ci sia dell'elasticità anche nella lingua, anzi spesso mi rimproverate perché io utilizzo termini inglesi, però come ripeto sempre, io non sono nazionalista nella lingua, cioè mi piace la mia lingua, trovo che l'italiano sia una lingua bellissima, ma avendone studiate altre, credo che ci sia della bellezza incredibile anche in altre lingue, quindi non credo nella supremazia dell'italiano, questo sì. Però, ecco, per esempio, mi dà un sacco fastidio quando le persone sbagliano il congiuntivo. Soprattutto nei film, cioè nel parlato a me non interessa, io non correggerò mai una persona che sta parlando a me, a mio fratello lo correggo, ma per fargli venire il nervoso. Però non è una questione di parlato, una questione tipo di film. Quando nei film mi sbagliano i congiuntivi in doppiaggio, io mi scrimi, odio la cannella. No, no, io adoro la cannella, cannella su tutto. Sei madre inside? No, sapete che no? Cioè, io facendo un figlio mi ero aspettata che mi sarei sentita super realizzata, pensavo che fosse il desiderio della mia vita, invece ho scoperto che non lo era. Cioè, adesso, non fraintendetemi, io adoro essere mamma, però sono una mamma molto meno meglio di quello che, cioè, molto peggio di quello che pensassi, sono molto meno portata di quello che pensassi, mi devo sforzare molto di più di quello che pensassi, non mi viene tutto naturale, non sono una di quelle mamme che, oh mio Dio, non vedo l'ora di partorire di nuovo, no. No, non lo sono, non sono madre inside. Ho scoperto che per realizzarmi ho bisogno di altre cose, che però essere mamma mi piace, anche se lo trovo molto molto difficile. Fai volontariato? Al momento no,
perché ovviamente con il bambino non ho più tanto tempo, però prima lo facevo, sono stata per tanto tempo presidentessa di un club di beneficenza in cui facevamo volontariato attivo, organizzavamo eventi per raccolte fondi, però sono una supporter di vari enti benefici, sì, tanti, di qualche ente benefico a pagamento, e aumento sempre la mia donazione donando a diversi enti benefici. Non ne parlo perché secondo me, e non dico gli enti perché secondo me la beneficenza è una cosa che deve essere privata, però vi incoraggio, soprattutto in caso di eventi pubblici, quindi matrimoni, battesimi, a pensare di fare qualche donazione al posto delle bomboniere, perché sicuramente meglio un oggettino in meno a casa e qualche soldo in più a chi fa ricerca oppure chi attivamente aiuta persone casa loro. Credo che ti piacciono i parco giochi. No, li odio, li detesto, tutti pieni di persone che si devono divertire per forza. No, fatemi stare sotto una coperta a leggere un libro, io sto bene così. Mangi la focaccia nel cappuccino. Ecco, sì, questo è l'unico tratto per cui io sono veramente spezzinaccia. La focaccia la mangio pucciata nel cappuccino la mattina, sì, certo. Sei una mamma molto apprensiva e ansiosa? No. No, devo dire di no, cioè nel senso faccio fatica, mi informo tantissimo, leggo tantissimo, mi faccio mille castelli, però nel senso nel momento di risolvere una crisi non sono ansiosa, certo credo sia normale aver paura per il futuro di proprio figlio, però non è che questo mi precluda momenti belli, cioè non è l'ansia peggiore per cui io soffro. Secondo me ho dei gatti e in generale gli animali domestici, no, è che io sono terribilmente asmatica e allergica ai cani e ai gatti e anche alle piume di uccelli, quindi non posso avere nessun animale domestico per quel motivo lì, ma io adoro i gatti, vorrei tanto un gattino, ma non posso. Bene, queste erano tutte le assumption che avete fatto su di me, mi sono divertita da matti, è super divertente vedere quello che pensate di me, mi sono arrivati anche tanti complimenti, ovviamente non li ho letti perché non volevo che fosse un video troppo autoreferenziale, però sappiate che li ho letti e li apprezzo. E niente, io vi ringrazio tantissimo, se vi è piaciuta questa tipologia di video ne faremo degli altri, lasciatemi un pollice in su, se arriviamo a 3000 pollici in su potrei pensare di fare un'edizione più specifica e mirata secondo un tema che magari deciderete voi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato, se vi piace questo canale e i video che sto pubblicando cliccate la campanella in modo tale da avere sempre le notifiche dei post, ovviamente prima dovete aver cliccato iscriviti. Io vi do un grandissimo bacio, spero di essere riuscita a mettere questo video in tempo, il problema è che con il bimbino malato è tutto. Ci vediamo presto venerdì, un bacio grande. Ciao ciao!